Ciao, bentornato su Risparmio, sono Pasquale e bentornato in un nuovo video. Bene, 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 oggi ritorniamo a parlare di Irlanda col nuovo microfonino che si vede qui. Cerchiamo di avere un audio un po' più buono, cerchiamo di avere un'immagine un po' più buona, cerchiamo di andare a fare le cose fatte un po' meglio. Oggi partiamo con delle curiosità, cerchiamo di, diciamo, togliere dal cilindro alcune curiosità e per questo video devo ovviamente ringraziare mia moglie che mi ha preparato lo script. Spero che non voglia essere pagata perché insomma. Io già guadagno poco, poi ci manca questo. Scherzo, comunque, se questo video è di tuo gradimento, ti chiedo la cortesia di lasciare un bel pollice in su perché fai capire a me e soprattutto all'algoritmo di YouTube che questi contenuti sono di tuo gradimento e mi fa molto piacere se questo è così ed è vero. Inoltre, se sei di passaggio da questo canale, io mi occupo di finanze personali, di investimenti, di tante altre cose che riguardano il mio percorso personale, per cui ti credo, ovviamente, se ti piacciono questi contenuti, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, cominciamo con le curiosità. Lo sapevi che in Irlanda la polizia si usa a chiamare Garda per la prigione An Garda Síochána, istituita nel 1922 a poche settimane dall'indipendenza del paese? I Gardaí, così al plurale, sono una polizia senza armi. Secondo un'antica tradizione locale, così come nel Regno Unito, il servizio di polizia deve essere effettuato in città, come in campagna, non usando armi da fuoco, ma solo con un semplice manganello di legno. Lo sapevi che? Lo sapevi che l'irlandese è la lingua ufficiale dell'Irlanda e qualsiasi cosa tu trovi scritto in Irlanda lo trovi in due lingue, l'inglese e l'irlandese gaelico. E quest'ultima lingua è parte della costituzione ufficiale della nazione irlandese. Già all'arrivo in aeroporto noterai che ogni cosa è scritta in due lingue, inglese e irlandese gaelico. Cartelli stradali, indicazioni, reparti di supermercati, istituzioni pubbliche, comunicazioni scritte, come ad esempio la licenza TV license, la patente, il bollo dell'auto, lezioni, welfare e così via. Esiste anche un canale della TV nazionale TG4 interamente in irlandese. Molte istituzioni pubbliche hanno nomi prettamente irlandesi, ad esempio la posta viene chiamata An Post, la ferrovia Yarra Dairan, il primo ministro il Taoiseach, come si pronuncia lui. Lo si studia alla scuola dell'obbligo, ovviamente, e anche per gli studenti stranieri che arrivano in Irlanda prima di aver compiuto gli 11 anni, l'irlandese è obbligatorio. Esistono anche università e scuole dove si studiano materie interamente in irlandese, tuttavia poche persone sono in grado di parlarlo e capirlo. I giovani conoscono solo frasi del tipo, non so, posso andare in bagno? Nella parte ovest dell'Irlanda, invece che va dal Cork al Connemara, l'irlandese è presente nella zona del Gaelic, penso si pronunci così, dove l'irlandese è la lingua più parlata, al posto dell'inglese, qui ad esempio i cartelli stradali sono solo in lingua irlandese gaelica. I pubs, lo sapevi che nei menù dei pubs c'è sempre riportato da dove proviene la carne, per esempio, usata per il tuo hamburger, da dove proviene l'insalata, da dove provengono le patatine? Questo perché gli irlandesi ci tengono tantissimo a comprare Irish, per cui merce e cibo locale. Nei supermercati, infatti, viene sempre sponsorizzato il fatto che, ad esempio, questo latte o questa carne è 100% irlandese. Inoltre, nei menù, in modo molto diplomatico, è riportato che non devi assolutamente permetterti di dare fretta per la preparazione dei piatti. In pratica, se vuoi la qualità, devi aspettare perché qualsiasi cosa viene preparata al momento. Lo sapevi che i nomi, la lingua irlandese è molto presente nei nomi delle persone, la gran parte dei nomi, sia maschili che femminili, è infatti di origine irlandese. Troverai nomi che si scrivono in una maniera e si leggono in tutt'altra, spesso caratterizzati ad esempio dalla presenza di fonemi particolari, come ad esempio il fonema BH che si pronuncia V. Ed esempi di questi nomi sono Sinéad, Siobhán, Aoife, Clodagh, Ciara, O'Byrne, Saoirse. Maschili invece sono Sean, che è il più conosciuto, ma abbiamo anche Kieran, Killian, Oisin. È molto facile quindi leggere un nome e fare figure di cacca pensando che si tratti di un maschio e poi scoprire che è una femmina. È capitato. Lo sapevi che nei supermercati? Lo sapevi che sa paese che vai ai supermercati che trovi? Una cosa che ci ha colpito molto quando siamo arrivati era vedere un intero frigorifero al Dunstore a Kilkenny occupato da bottiglie di olio extravergine di oliva. Un'altra particolarità è il latte, che viene venduto solo ed esclusivamente da frigorifero. Il latte per cui è fresco o microfiltrato ed è fondamentale e non deve mai mancare sulla tavola di ogni irlandese. Si possono vedere per esempio ragazzi che vanno a scuola la mattina o tornano da scuola bevendo un flaconcino da mezzo litro di latte. Esiste anche il vecchio milkman, il lattaio, che consegna giornalmente bottiglie di latte a domicilio e per esempio durante la nevicata del 2018 il latte andrò letteralmente a ruba. Sono anche due sezioni tra le più rifornite, sono il burro e quella delle salse. Il burro qui è giallo, non è totalmente chiarificato ed è salato ed è usato non solo in cucina per cucinare, ma anche come condimento di tutte le cose. Per esempio, se ordini una zuppa al pub,
ti viene portato come contorno una fettina di soda bread, il pane al bicarbonato di sodio, viene usato per lievitarlo, e lì spalmi la tua bella fettina da 10 kg di burro locale. Esiste inoltre una vastissima gamma di quello che chiamano spread, che cioè ce ne sono tutti i gusti di questo, dai burri aromatizzati a quelli contenenti olio d'oliva o comunque tantissimi altri modi per crearlo, e questi sono utilizzati non solo insieme alla marmellata ad esempio, ma anche come sostitutivo nei sandwich dei vari condimenti tipo maionese. Nel reparto salse poi uno è affascinato dalla quantità e soprattutto dalla varietà della maionese, per esempio, presente. Qui la maionese è bianca, non è giallognola come in Italia, si usa la garlic mayo, la matacilli mayo col peperoncino, quella al bacon o magari con olio extravergine d'oliva. Inoltre potete trovare una miriade di salse di tutti i tipi, alla menta, alla mela, relish, salad dressing, Caesar dressing, salsa di Nando's, famoso ristorante portoghese. Lo sapevi che cultura è modi di dire? Lo sapevi che la parola più pronunciata dagli irlandesi è grand, che corrisponde all'incirca al nostro ok, va bene, sia con eccezione negativa che positiva? Per esempio, un collega ti chiede: per te va bene fare così? It's grand! Non è possibile avere una cosa? It's grand! Non ti va di fare una cosa? It's grand! Inoltre apprezzeranno qualcosa dicendo it's lovely e ti ringrazieranno con un thanks a million. Gli irlandesi avviano le conversazioni sempre parlando del tempo, e anche quando fa freddo e il cielo è grigio ti diranno lovely weather, isn't it? Solo perché non piove in realtà. Gli irlandesi sono un popolo molto cordiale e amichevole. Soprattutto nei piccoli paesi la gente ti saluta per strada, anche se non ti conosce, con un semplice hi, how are you? La frase significa solo un semplice ciao. E mentre tu sarai lì intento a rispondere bene grazie a te, la persona in questione sarà già partita per Tenerife per le proprie vacanze, neanche calcolando la tua risposta. Quelle poche volte che ti risponderanno, anche loro ti diranno tipo not too bad, yourself? Alcol? Lo sapevi che in Irlanda non si può comprare alcol prima delle 10:30 del mattino o prima delle 12:30 la domenica e festivi? La vendita di alcol è severamente regolamentata dall'Intoxication Act, il quale prevede molti limiti al consumo di alcolici. Ad esempio, oltre ai limiti orari, nei supermercati l'alcol è posizionato in modo tale che i clienti non siano costretti a passarci davanti, spesso magari chiuso da dei gates, e che non possa essere, diciamo, visto o pubblicizzato con affissioni all'esterno, quali cartelli sponsorizzati, offerte sui vini e su altro. Se si presenta alla cassa, per esempio, un gruppo di giovani, viene chiesto la carta d'identità, un ID a tutti quanti, e se uno solo risulta minorenne, la vendita viene rifiutata. La legge obbliga inoltre a rifiutare la vendita di alcol a un singolo, anche adulto, se il cassiere ha visto in precedenza questo singolo trattare con un gruppo di giovani che si trova all'esterno del supermercato, e per cui anche se questi giovani non sono presenti alla cassa. I pubs non possono servire alcol oltre la mezzanotte, mentre i fast food non hanno alcolici nei loro menù, come ad esempio succede in Italia. Lo sapevi che gli sports? In Irlanda è molto seguito il rugby, soprattutto durante il torneo delle Sei Nazioni, Six Nations, dove la nazionale irlandese ha sempre posizioni di eccellenza. Tuttavia sono prevalenti in tutta la nazione tre sport di origine celtiche. In realtà due sono i più importanti, l'hurling, di cui Kilkenny è una delle squadre più forti, e come la frase di un film dice, è un misto fra hockey e omicidio. Lo sport è giocato con l'uso di una mazza, l'hurley, e una pallina, shilltar, ed è uno degli sport più veloci al mondo. Io vi sfido a guardare qualche partita su YouTube. È praticato dalle donne e in quel caso si chiama camogie. L'obiettivo di questo gioco è segnare più punti o gol all'avversario. Ogni squadra è composta da 15 giocatori. Durante una partita i giocatori attaccano la porta avversaria e difendono quella propria. Quando la palla è in campo può essere giocata colpendola o sollevandola, usando la mazza in aria, dove può essere colpita al volo o raccolta in mano. Se la palla viene raccolta ad esempio in mano, il giocatore non la può lanciare o trasportare per più di 4 passi o 4 secondi. Può invece colpirla con la mazza, con la mano o calciandola. Il bus può essere usato per trasportare la palla invece. Il calcio gaelico invece è un misto fra rugby e l'omicidio e si gioca sullo stesso campo, quello dell'hurling, uguale usato anche questo in caso nel rugby, ma sono più larghi. Si disputa con un pallone sferico, come il calcio, tra due squadre di 15 giocatori, e ciascuna di queste squadre ha lo scopo di far passare il pallone attraverso una porta, che ricorda quella del rugby, con due pali non attraverso a separarli, ma non alla loro altezza massima. Quando il pallone entra fra i pali sotto la traversa si segna un gol e si incamerano 3 punti. Quando la palla invece passa sopra la traversa, ma entro i due pali, viene segnato un solo punto e lo stesso numero di punteggi è assegnato all'hurling. Il calcio gaelico è uno degli 4 sport gaelici gestiti dalla Gaelic Athletic Association, meglio nota come GAA, l'organizzazione sportiva più grande e importante d'Irlanda. Con gli altri sport gaelici, il football rimane uno dei pochi sport agonistici che vengono definiti amatoriali pur se giocati in maniera professionale, essendo vietati dall'organizzazione qualsiasi forma di professionismo e di compenso.
per le attività svolte dagli allenatori e dai giocatori. Ultimo sport che non vado qui ad approfondire è invece l'handball, dove ad esempio si gioca un po' tipo la palla avvelenata, un po' tipo la pelota basca, i giocatori hanno dei guanti e tirando pugni a una palla, facendola sbattere al muro, devono cercare appunto di farla rimbalzare due volte a terra per fare punto e fare fallire l'avversario. Bene, spero che questo video pieno di curiosità sia stato di tuo gradimento. Come dicevo prima, devo ringraziare tantissimo mia moglie che mi ha preparato questo video. Cercherò di ringraziarla con un mazzo di fiori, con una torta, con 12 milioni di euro se li vinco al Superenalotto. Oppure, insomma, la porterò da qualche parte. Inoltre questo potrebbe essere l'ultimo video che faccio sull'Irlanda, dall'Irlanda, perché ci sono novità in arrivo, ma non vi voglio spoilerare niente, lo scopriremo nei prossimi video. Ricordo che potete seguirmi sul mio sito internet www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì. Poi, qui su YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo, e ogni giovedì c'è la live alternata di Buonanotte Mercati, oppure di Rizza le Orecchie. E poi su Instagram, io _ risparmio. Bene, anche per oggi è tutto e ti lascio andare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!